Oh no! Mannaggia il bambolo! No, buongiorno! La cabina è scemo! Buongiorno! Sì, buongiorno in nostra casa! Oh, ma perché? Ti sono venuto subito là, stavo aspettate subito pronto per darti il buongiorno. Davanti alla porta vedo! Guarda, oh, oggi matchy o no? Siamo la stessa maglia, guarda! Oh, guarda! Ma quanto siamo belli, matchy? Come no? Di matchy? Ma io non ne so di... Matchy. Un outfit matchy, dillo. Matchy. Un outfit? Dai. Oh, te sciacque di coglioni! Se no ti fa il pennellino. Ma va a fanculo, va! Oh, che bello! Io metto la maglietta. Un bellino, guarda, guardaci! Oh. Guarda, nonna Maria! Ma di che sei bellino? Sì, sei bellino! No, bellino. Dillo, dillo, nonna Maria! Sei bellino! Adesso, date che la porto uguale, la levo! È il caffone! Ma tu che vuoi? Ma tu che c'entri? Ma tu che fa caffone, come ti hai visto? Ma tu che c'entri? Grazie, Federica, la mia! Ah. Tu invece sei sempre a dire, va fanculo! Adesso fanculo! No. Va... Oh. Passata, fortuna c'ho da te io, ma buongiorno. Buongiorno. Tu che questa collana a perla, ma lascia perle, lascia. Ma è bellissimo, lascia perle. Questa è la corona. Ah, è per la Madonna. Certo, levati. È per la Madonna. Levati. È per la Madonna? Sì. Levati. Per la Madonna o no? Sì, va via! Va via! Dov'è? Affanculo. Dov'ho? Vaffanculo. Dov'ho? Vaffanculo, affanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo! Come? Veda che affanculo! Oh, dopo un tot partono automatico. Giornata fortunata, Federico sta con me. La mamma per eccellenza, eccola qua. Oggi li potete anche fare gli auguri, È vero. Meritati. Oggi se li merita. Oggi se li merita, sì. Devo fidare che ma più che altro me devo fidare io che tu guidi. Tu fidati, hai visto quanto sono agile? Speravo che non cada. Ti vedo tanto bene, ma vabbè. Fatta. È quasi fatta. Quasi. Però sicuramente una bella cosa. Sta pieno? Benissimo. Billy oggi si festeggia la festa della mamma, vero Ele? Ecco, una super mamma. Ma vi volevo dire l'iniziativa fantastica che sta facendo Bidu insieme a Save the Children proprio per questa festa. Fanno vedere le aste chiuse perché Bidu donerà 3 euro a Save the Children ogni asta chiusa. Quindi oggi c'è una motivazione in più per andare su Bidu. Guardate, sezione Apple, iPhone 12, sezione... Questa è la sezione aste chiuse, 3, 6, 9... 12, 15, 18. Lo sapete perché sto facendo questo conteggio? Ora ve lo dico subito. Dove sono? Vediamo chi indovina. Pensavate che stamattina non vi portavo qua, ma invece vabbè, avete già indovinato. Eccola. Zigia. Una bella rosellina, fresca, quanto comanda. Coccodrillo sempre lì al top. Per me la zia Gianna era più di una mamma, più una cosa, c'avevamo un rapporto particolarissimo, senza nulla togliere a mia madre chiaramente, però c'avevamo questo rapporto che andava al di là. Anche dai genitori di mio nonno, e gli metto sempre un cero, eccolo. E via. Ragazzi, quando potete passate sempre, perché i nostri cari ci guardano da lassù, da sopra il tetto, vedete c'è la nuvoletta, quella è la zia Gianna, e ci proteggono, e quindi meritano di essere ricordati. Michael! Buonasera Cesarino Birichino, ciao, che metto live! Non hai fatto domande. La compilation domenica. Auguri Lucone! To you! Happy birthday! Vai, auguri! Dai! Non posso rimanere in un fabietto? Io e Fabietto non dormo mai.
Lui è il mio hater, eh. Hater numero uno. Numero uno, e adesso aspetta, quando? Sabato. Ho regalato il pieno, sto a guida io qua per primo, quindi chissà che lo riceverà. Ma infatti. Dai, gli occhiali no, guarda come sono messi. Arsughe? Fallo, puoi fare davvero. Arsughe sì, eh? Che ride. Sei un amico. Veramente? Oh, gli ultimi sforzi. È il bastone. C'è il sassone. Il bastone? Non ci credo, tu mi hai pure fregato, perché io ho convinto pure le sapevo che c'era dentro. Ah, qui si aprono tutti i regali. Io lo so che per... se mi avevi riportato il premio del GQ. No, quello è inculato. Auguri Mari! Io pensavo che mi avevano cartato il premio di GQ. No, io gli ho regalato una cosa che non c'è. Praticamente ti ha riportato il profumo. Quanto mi era accorto che me l'avevi. Oh, veramente, questo è dal cuore. Che questo me l'ha fregato la mia ufficio anche questo. Hai capito? No, questo l'ho comprato con gli ultimi sforzi della pensione del mio nonno. Cioè, veramente. Guarda quanto. Per 10 anni stai a posto di profumo. Un applauso a Mariano per il regalo. Quanto sei contento? Tanto, tanto, bravo. Veramente, questa è umiltà. Sì, sboccelo. E lui al profumo. Sì, anche se è un regalo riciclato l'ha perso. No, questo è inculato. È diverso. È un regalo inculato. Di essere soddisfatto, perché nessuno potrebbe mai inculare una cosa del genere. Infatti il sotto. Cioè, nemmeno il nostro amico Mauro, che non riprendiamo perché lui vuole fare il protagonista. Regalo inculato, sempre apprezzato. Praticamente